In italiano abbiamo due tipologie di articoli, gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, gli, le, mentre quelli indeterminativi un, uno, una. Il e lo insieme a i e gli sono articoli determinativi maschili. La, le sono articoli determinativi femminili. Allo stesso modo, negli indeterminativi, un e uno sono maschili, una è femminile. Gli articoli determinativi indicano un nome conosciuto da chi ascolta e ovviamente da chi parla. Il gatto di Luca è salito sul tetto. È chiaro che sia il parlante sia il destinatario della comunicazione conoscono perfettamente sia il gatto sia Luca. Altra funzione hanno invece gli articoli indeterminativi che si usano per introdurre qualcosa di nuovo nel discorso. Un gatto è salito sul tetto. Questo gatto non lo conosce né il parlante né il ricevente del messaggio, quindi il destinatario. Una cosa da tenere presente relativa agli articoli indeterminativi è che sono solo singolari. Perché il plurale dell'articolo indeterminativo viene formato attraverso l'uso dell'articolo partitivo. L'articolo partitivo deriva dalla preposizione articolata di più articolo determinativo, che nella sua forma plurale diventa articolo partitivo. Dei, degli, oppure anche delle, dove dei degli sarà maschile, mentre delle è l'articolo partitivo femminile. La domanda che sorge spontanea è: come si fa allora a distinguere la preposizione articolata di più articolo determinativo dall'articolo partitivo? La risposta a questa domanda è molto semplice. L'articolo partitivo può essere sostituito con un po' di alcuni. Perciò nella frase "dei gatti sono saliti sul tetto" noi sappiamo che dei è articolo partitivo perché lo posso sostituire con "alcuni gatti sono saliti sul tetto".